Ciao a tutti, patate e susine. Ecco, io sto iniziando con il NYX Pore Filler, che l'ho trovato perfetto per l'autunno dove la pelle si screpola. Sto mettendo pochissimo fondotinta e pochissimo correttore, solo per coprire un po' i rossori. E poi niente, diciamo questo, perché la base deve essere molto 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 leggera per l'autunno. Sì, lo dico io. Comunque poi andiamo con The Power of Makeup e prendiamo la colorazione di transizione, che è quella al centro, Painkiller, che l'ho trovata perfetta. Dopo questo prendiamo la Bamba, che è la Bamba, sì, che è la nuova palette di The Balm. Con la colorazione flamenca andiamo nell'outer corner e poi sempre con The Power of Makeup prendiamo Makeup and Chill e andiamo ad incidere l'inner corner e l'outer corner. Dobbiamo essere felici con il risultato e vi ricordo, vabbè, che l'inner corner è l'angolo interno e l'outer corner è l'angolo esterno. Yes. Poi, sì, io gasatissimo. Poi utilizziamo un fissatore per i pennelli, è un flat brush, io utilizzo il Fix Plus della MAC e andiamo con Irresistible, sempre della Power of Makeup, ed è una shade dorata che, oh mio Dio, orgasmi da tutte le parti. E sfumate finché il risultato non vi piace, perché deve essere bello sfumato, non deve apparire troppo netto il distacco. Quindi non sfumate né troppo né troppo poco. E poi andiamo di nuovo con la Bamba Mambo questa volta e lo mettiamo sotto la waterline, così per dare un effetto molto più, diciamo, smoothie, ma non è smoothie. Se vedete che l'effetto che dà è troppo scuro, allora cercate di sfumarlo di più o con le dita o con un altro pennello. E comunque sì, adesso fatelo nell'altro occhio, perché sì, sapete, non è bello solo un occhio. Ok, adesso mascara, che in verità è mascara e ciglia finte, quindi un secondo, cioè in verità ci ho messo mezz'ora, però vabbè, ho fatto le sopracciglia anche. E adesso andiamo con MAC Irresistible, che sta diventando una delle mie colorazioni preferite, come tutte le altre della MAC, che è fantastico per l'autunno, mio Dio. Sembra Ginger di Kylie Cosmeri, ed è bellissimo. Poi con The Luminizer, sempre di The Balm, prendiamo Mary Luminizer e andiamo a illuminare tutte le parti. E niente, questo tutorial è concluso qua. Mi piace troppo per l'autunno questo make-up. Vi ricordo inoltre che potete fare un'altra versione di questo trucco con un rossetto più scuro. Io utilizzo quello della NYX Transylvania, che l'ho trovato molto 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 bello, soltanto che dovete passarlo due volte perché, come vedete, ha lasciato una chiazza chiara da me. E vabbè, comunque il make-up tutorial per oggi è finito. Fatemi sapere quale delle due versioni vi è piaciuta di più. E niente, grazie a tutti, ciao!